Non poteva iniziare meglio il 2021 dello sport italiano, perché oggi possiamo subito festeggiare. Intanto io vi auguro un anno che sia migliore rispetto al 2020, un anno magari ci porterà alle Olimpiadi, l'appuntamento massimo, il culmine, le Olimpiadi estive, che non viviamo da 5 anni, speriamo di viverle. Ovviamente in conformità a quella che sarà la situazione sanitaria, speriamo di viverla in questo 2021, e vi auguro davvero un sereno e un buon 2021, e un anno magari ricco appunto di emozioni sportive come quella che ci ha regalato oggi in Van Mustair Chicco Pellegrino, che ha messo in cascina la sua 16ª vittoria in Coppa del Mondo. Ormai sono finiti gli aggettivi per descrivere questo ragazzo stupendo, questo ragazzo straordinario, che veramente di talento non ne ha un overdose, diciamo così, ma di testa ne ha tantissima, ne ha da vendere, perché sta approfittando al meglio dell'assenza dei norvegesi, in particolare modo di Klæbo, però non si può ridurre tutto all'assenza di Klæbo, perché c'era Bolshunov, perché c'era Shanava, perché c'era Jung, c'erano tanti avversari, c'era la morsa dei russi, dei francesi, eppure Chicco Pellegrino in finale si è messo lì a comandare, a bastonare tutti, veramente straordinario. Pellegrino anche oggi l'ha detto, in semifinale e ai quarti ha messo a punto la tattica che magari lo avrebbe appunto portato poi ad affrontare al meglio la finale, e così è stato. Veramente molto 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 bene tutto Pellegrino anche oggi, sta approfittando al meglio di questa assenza dei norvegesi, ma soprattutto mette la terza vittoria in stagione in una sprint dopo Davos e dopo Dresda, in un'altra gara ostica. Veramente complimenti, veramente bisogna, tutte le volte che si parla di Chicco Pellegrino bisogna mettere giù il cappello, perché è un atleta di un'intelligenza stupenda. Che se avete sentito veramente delle interviste di Pellegrino, capirete subito che si tratta proprio di un ragazzo semplice, di un ragazzo che poi parla anche quasi da dirigente, parla già di rivoluzioni anche in tutto il sistema sci di fondo, un sistema che anche a livello internazionale è molto sbagliato sin dalle fondamenta, perché tanti delegati della FIS hanno fatto tanti errori in questi anni e continuano a commetterli, tante le cose che non convincono, però come anche nel sistema Italia, nel sistema sci di fondo che negli ultimi anni evidentemente non ha funzionato, però è un traino straordinario Federico Pellegrino anche da questo punto di vista. Un atleta che davvero andrebbe lodato tante di quelle volte proprio da leccargli i piedi a un atleta del genere, perché è veramente straordinario sotto tantissimi punti di vista, ed è un atleta che veramente sta facendo la storia del fondo italiano, inutile negarlo, e quando conta, quando veramente deve vincere Federico Pellegrino, anche se oggi non era obbligato perché comunque appunto c'era Bolshunov, gli avversari erano di alto rilievo, un Federico Pellegrino del genere che si impone in questo contesto, in questa maniera qua, veramente l'abbiamo visto raramente anche negli anni passati. Sta veramente vivendo una seconda giovinezza questo classe 90, e ci sta portando in alto con il pettorale rosso, peraltro, nella classifica delle sprint, portato con grande orgoglio. Purtroppo anche oggi male Federico De Fabian, Francesco De Fabian, 22esimo, anche al femminile non siamo riusciti insomma a ripetere un po' gli ottimi risultati che avevamo ottenuto ultimamente con Lucia Scardoni e Greta Laurent, soprattutto la Laurent, peraltro appunto, che in casa ha un esempio come Federico Pellegrino, continua a vederla, un atleta che non riesce a,
ad avere quel quid in più in gara che gli permetta di lottare, fa sempre grandissimi tempi in qualificazione e poi non riesce ad esprimere il suo potenziale in gara, perché lì c'è bisogno anche di qualche malizia, di qualche furbizia. Invece Greta Lorena è un po' succube proprio della gara e non riesce ad esprimere al massimo il suo potenziale. Comunque, appunto, chiudiamo la giornata veramente in bellezza. Subito, la prima giornata dell'anno la chiudiamo in bellezza perché abbiamo subito avuto il primo sigillo italiano del nuovo anno. Quindi speriamo davvero di continuare su questo tipo di risultati, su questo tenore, perché sia davvero un anno olimpico e un anno che ci garantisca grandi, grandi soddisfazioni che tutto lo sport italiano si merita e che tutti noi, insomma, anche ci meritiamo da appassionati, dopo tutti questi sacrifici, dopo tutti queste rinunce, anche per noi comunque, appunto, a livello sportivo, di rivivere queste bellissime emozioni che negli anni passati abbiamo vissuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ma anche mi piace il video. Condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ancora una volta auguri di buon 2021 a tutti voi. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.